Mi chiamo Ajata Shatru Lavash Patel. Mia madre ha sempre detto che io non ho mai avuto un padre. Non puoi continuare a farmi questa domanda. Tu non hai un padre. Ho capito tutto. Siamo poveri. No, siamo ricchi perché ognuno di noi ha l'altro. Mamma! Mio padre si chiamava Pierre-André Martin. Era francese. Andiamo a conoscere mio padre. Dove vuole andare per cominciare? Nel mio negozio di mobili preferito. Tesoro, mi spiace di essere tornato tardi dal lavoro, ma c'era un traffico pazzesco. Scusami, devo testarlo un soggiorno prima di comprarlo. Marie e io abbiamo legato all'istante. Oh! Ci vediamo domani alla Torre Eiffel. Ok. Dato che non avevo soldi, decisi di passare la notte lì. Purtroppo feci un errore. Su 200 mobili presenti in quella sala... Quello là. Il mio era proprio quello che dovevano prendere. Sei un immigrato clandestino? Perché tu no? Io sono un turista. E viaggi in un guardaroba? Che fa? Quello è il mio passaporto! Era falso! No, no, non lo è! Tu capisci la mia lingua? Stiamo parlando nella tua lingua. La prego, devo tornare a Parigi. Ho conosciuto Marie, la mia futura moglie. Quindi tutto quello che hai fatto con questa ragazza è stato un pranzo insieme. Non riesco a smettere di pensare a lei. Tu sei il padrone della tua vita. Non è questione di fortuna o karma. Ciao da Valeria, ecco qualche curiosità buffa per voi. Sapevate che il primo lavoro di Brad Pitt è stato quello di pollo mascotte per una catena di fast food? Sì, ne ha fatta poi di strada, eh? E poi pare che Harry Styles, amatissimo membro dei One Direction, abbia ben 2 capezzoli extra. Non so se è un valore aggiunto o meno, lascio a voi il giudizio. E infine, il nome Halle Berry deriva da un supermercato, sì, e per la precisione da Lowe's Department Store di Cleveland, sua città natale, da cui pare che i genitori abbiano preso ispirazione. Ecco qua. Vi cito un film per chiudere. Quando ero in Cina nella squadra nazionale di ping pong, mi piaceva giocare a ping pong con la mia racchetta da ping pong Flexolite. Che film è? È facile, dai. Scrivetelo nei commenti se avete capito. Ciao da Valeria.